I commercianti di Vallo della Lucania chiedono al Comune un piano di interventi per il rilancio dell'economia locale in lenta agonia. L'amministrazione risponde all'appello studiando piccole mosse, alcune suggerite dagli stessi commercianti, per ridare vigore alle attività. Dopo il recente incontro tra sindaco e operatori locali, il Governo cittadino sta valutando una serie di iniziative che dovrebbero portare, almeno in parte, alla risoluzione del problema. Così come richiesto dagli esercenti, il mercato settimanale potrebbe cambiare giorno di svolgimento. Dalla domenica dovrebbe passare al sabato. A breve, dichiara l'assessore Pietro Miraldi, incontrerò gli ambulanti per verificare se ci sono le condizioni per soddisfare tale richiesta. Le previsioni sembrano essere più che positive, ma per il verdetto bisognerà attendere l'esito della riunione tra le parti interessate. Un'altra azione pensata dal Comune per aiutare il commercio riguarda la viabilità cittadina. È intenzione dell'amministrazione invertire il senso di marcia in via Bonifacio Ricchio. Inutile sperare invece nella revoca dell'isolamento la pedonale in Via De Mattia. Così come stabilito già nel 2004, quell'area resterà chiusa al traffico nonostante le continue sollecitazioni che arrivano da cittadini e operatori economici. L'assessore Miraldi invita tutti ad un dialogo sereno nell'interesse della città e annuncia che nella prossima seduta del Consiglio comunale che dovrebbe tenersi prima della fine di maggio, si insedierà la consulta del commercio e dell'artigianato. Ne faranno parte i rappresentanti di commercianti e artigiani e dell'amministrazione comunale.